Sostegno alle aziende indebitate, caro energia, risanamento ambientale sono i punti cardine del programma dell'IRS che dopo la conquista 5 anni fa di un posto in consiglio ripresenta una propria lista alle elezioni provinciali di Sassari, candidato presidente e leader Gavino Sale, consigliere uscente, tutti sotto i 40 anni di età e candidati dei vari collegi presenti questa mattina all'incontro in Piazza d'Italia. L'IRS riprenderà la battaglia per sostenere le decine di migliaia di imprese sarde in crisi, chiedendo a banche ed Equitalia una moratoria di 24 mesi a tasso zero per evitare la perdita del reddito di 500.000 persone. Ancora verrà combattuto il caro energia subito dai sardi e dalle imprese isolane. Attenzione anche al business delle rinnovabili. Si chiederà la requisizione da parte della provincia degli impianti riconducibili a capitali sospetti. Infine il risanamento ambientale con l'IRS in prima linea, detto Gavino Sale, da quando 8 anni fa rivelò l'esistenza della collina dei veleni nel petrolchimico di Porto Torres. L'anno scorso l'IRS raccolse 8.000 voti più 2.000 del candidato presidente. Ora l'obiettivo è raddoppiare la presenza in consiglio. E questa